Eccoci, come vedete, quest'oggi appunto con un nuovo video e i Casa Nova Tarot, questo meraviglioso mazzo che ci riporta alla Serenissima, questa meravigliosa città che appunto è Venezia, che lo è sempre stata, in particolar modo proprio ovviamente ai tempi del vivacissimo e furbissimo Casanova. Ci faremo inoltre aiutare poi a fine stesa dagli oracoli degli angeli del cuore di Dorin Virtù. Dunque parleremo d'amore, ma di un amore non ancora vissuto, agito né sbocciato. Quello che appunto chiederemo quest'oggi a questo mazzo e successivamente agli oracoli. È una persona un po' ambigua. Diffido di lui. Non riesco bene a capire quanto io gli piaccia e se io gli piaccia. Perché evidentemente è una persona altalenante. A volte dimostra interesse, altre volte molto meno. Quindi è un rapporto o una conoscenza o una frequentazione ancora embrionale. Dunque, vogliamo cercare di capire con il metodo della croce celtica, metodo classico, quindi non quello temporale che ho anche già spesso usato sul canale, i pro e i contro della situazione, cioè perché sino ad ora questa persona non si è ancora mossa in maniera definitiva. Cosa lo trattiene dal manifestare concretamente il suo interesse oppure dal rimanere definitivamente al vostro fianco? Ovviamente anche i pro, cioè che cosa c'è di bello nel vostro rapporto, su cosa potete contare. Cerchiamo di capire il consiglio degli arcani, a questo punto carta direi quanto mai centrale. E infine due carte in riferimento al futuro, cioè appunto la carta del giudice e la carta della sentenza, che ci parlano appunto rispettivamente di un futuro inatteso, inaspettato, quelle sorprese, diciamo così, da parte del karma ed infine appunto il futuro vero e proprio, identificato come sempre dalle tempistiche che ovviamente riguarderanno l'arcano che vi verrà estratto. D'accordo? Quindi, metodo della croce semplice, di conseguenza 5 carte. Dunque, iniziamo appunto a mescolare il mazzo, quindi per tutte coloro che appunto si sintonizzeranno su questo video, per il principio di sincronicità. Cerchiamo dunque di capire che cosa questa stesa tarologica può dire loro su questa frequentazione, conoscenza ancora embrionale, che però non dà molte sicurezze, proprio perché ci troviamo di fronte a una persona altalenante e ambigua. Vediamo un po' se riusciamo anche a capire cosa possa nasconderci questa persona e ovviamente questi comportamenti così appunto particolari e ambigui. Vediamo un po'. Perfetto. Allora, il mazzo lo allontano momentaneamente dalla postazione carte proprio perché altrimenti non ci stiamo bene tutti quanti. Allora, quindi carte, oracoli, eccetera. Allora, iniziamo dalla prima posizione, ossia i pro
della situazione, cioè su cosa potete contare, su cosa potete effettivamente fare affidamento in riferimento a questa persona e alla vostra conoscenza, seppur ragazzi iniziale, seppur embrionale. Vediamo un po'. In questo caso abbiamo il 2 di spade. Allora, il 2 di spade, ovviamente in accezione positiva, ci parla sicuramente del desiderio di alleanza. Cioè, questa persona sa che tra di voi c'è comunque del feeling, c'è un'attrazione. Vedete appunto queste due persone in qualche modo stanno amoreggiando. Però, come potete appunto ben vedere, ad un certo punto, mentre appunto lui sembra essere in qualche modo molto più propenso nei confronti di lei, la ragazza pare ritrarsi. Quindi, in realtà, questa persona sa che tra di voi c'è appunto un desiderio che è assolutamente reciproco, proprio perché questa ragazza obiettivamente è quasi in procinto di spogliarsi. Non è però ovviamente nuda, è una ragazza che comunque evidentemente ha mostrato in qualche modo il suo interesse, ma chiaramente non ha ancora ben deciso se concedersi o meno. Le carte di grado 2 generalmente nei tarocchi possono rappresentare proprio una forma di imbarazzo, di ritrosia, ma non dovuto a un desiderio che non c'è, perché ovviamente il 2 è il numero per eccellenza della coppia, ma ad una forma appunto di timidezza, timori, qualche indecisione di troppo che può portare una delle due persone a mostrare appunto a volte interesse, a volte no, e quindi a portare l'altra persona a volte a fare qualche passo indietro. In questo caso, però, questo gioco, diciamo così, di attrazione e repulsione, di amore e odio, in questo senso, quindi in maniera molto positiva e bonaria, questa cosa, questa persona piace molto. Cioè lo spinge alla conquista. In realtà, evidentemente, con questa persona, se voi vi foste concesse immediatamente anima e corpo, questa persona molto probabilmente avrebbe perso interesse. Perché? Perché qui abbiamo 2 di spade. In questa persona, il mentale è molto potente, cioè l'attrazione fisica parte proprio quasi dal notare che la propria preda, tra virgolette, sia particolarmente difficile da conquistare. Perché evidentemente è una persona che o ha sempre avuto tutte le donne che evidentemente voleva e quindi ha avuto sempre tutto troppo facile, oppure è proprio una persona che predilige quell'attrazione mentale, quel feeling che diventa talmente forte da portarlo a desiderare talmente tanto una persona da creare un legame veramente profondo e significativo. Quindi è una persona che si lega ad un'altra persona partendo innanzitutto da un feeling mentale. Quindi vi ripeto, questa persona sa che tra di voi c'è del feeling, sa che c'è qualcosa in più rispetto a tutto ciò che c'è con gli altri, sa che siete anche disponibili, vedete, comunque chiaramente alla conoscenza e anche ad un approfondimento erotico, ma non pensa che le cose con voi possano essere così semplici. Potreste voi essere impegnate e quindi chiaramente questa persona potrebbe saperlo o anche semplicemente dedurlo. Cioè, magari questa persona non ha la certezza matematica che voi siate impegnate, ma lo può pensare perché magari non è a conoscenza della vostra vita privata. O pensa che voi possiate nasconderglielo, 2 di spade,
Le carte di spade parlano anche di non detti, di omissioni. Quindi potrebbe immaginare che voi o dimentiate volutamente oppure che voi stiate semplicemente omettendo un elemento però importante della vostra vita, cioè che voi siate impegnate. Quindi questa cosa potrebbe frenarlo, ma non del tutto, anzi. Vedete quest'uomo come cerca invece il contatto con questa giovane. Quindi in realtà, vi ripeto, questa sorta di rivalità, carta di grado 2, con un eventuale rivale, vi ripeto, lo eccita, lo sprona ancora di più nella conquista. Proprio perché obiettivamente sa che tra di voi ci potrebbe essere tanto. Perché il 2 di spade, in accezione ovviamente positiva, parla proprio di attrazione fisica tra due persone. Parla proprio di un legame che si sta approfondendo, in particolar modo da un punto di vista mentale. E queste scaramucce tra innamorati, cioè il cercarvi, avvicinarsi, mostrarvi interesse, poi magari negarvelo, ecco, tutte queste dinamiche a questa persona piacciono da morire. Sì, ha una personalità piuttosto contorta, però evidentemente è una persona che più nota che dall'altra parte ci possa essere in qualche modo sì attrazione, sì feeling, ma un motivo per resistere, più tenta. Ma questa persona sa che entrambi siete interessati, assolutamente sì, ma sa che ci sono degli ostacoli tra di voi, che ovviamente devono essere superati per permettere poi definitivamente a voi di lasciarvi andare, a questa giovane di ovviamente denudarsi completamente. Ma questa persona sa che tra di voi c'è sicuramente una forte attrazione. Quindi è chiaro che questo magnetismo è all'origine, è alla base del vostro rapporto ed è qualcosa che questa persona, vi ripeto, piace molto e non ha nessuna intenzione assolutamente in qualche modo di interrompere. Anzi, vi dirò che il 2 di spade ci parla proprio, vedete, di intimità. Quindi è una persona che obiettivamente pensa tanto a voi, anche chiaramente da un punto di vista erotico, anzi direi soprattutto. Quindi è una persona che obiettivamente innanzitutto vuole andarci con i piedi di piombo, quindi vuole sondare il terreno, parliamo appunto di spade, quindi vuole capire bene, ma nonostante ci possano essere degli ostacoli, vi posso assicurare che questa persona non se ne fa bloccare, anzi molto probabilmente è qualcosa che a lui piace particolarmente, quindi è una persona pronta alla conquista, pronta ovviamente alla lotta. Quindi in realtà, vi ripeto, se probabilmente tra di voi le cose fossero andate in maniera molto più veloce e forse chiara, diretta, aperta, quindi con estrema disponibilità da parte di entrambi, questa persona si sarebbe annoiata. D'accordo? In questa posizione, invece, vediamo un po' gli ostacoli reali, quindi il contro della situazione, quindi tra voi e questa persona. E qui abbiamo il 10 di denari. Allora, il 10 di denari ci può parlare di un rapporto che o avete voi o ha lui. Il 10 di denari parla di un rapporto effettivamente piuttosto importante, quindi potrebbe essere appunto una convivenza, potrebbe essere un fidanzamento, potrebbe essere un matrimonio. Il 10 di denari, come tutte le carte di grado 10, ci può parlare appunto anche di figli. Quindi è chiaro che questa persona potrebbe in qualche modo anche pensare che o voi siate veramente fidanzate, sposate, o lo sa, nel caso in cui appunto voi lo siate, oppure questa persona sa che è lui ovviamente la persona impegnata
e che quindi questo potrebbe rappresentare un elemento di ostacolo, cioè lui ne è assolutamente consapevole. Ecco perché questo due di spade. Quindi qui sicuramente o lui ha una compagna o comunque già in essere una frequentazione, oppure ce l'avete voi, oppure entrambi. Nel caso in cui ovviamente ce l'abbiate voi e lui lo sappia, vede veramente come il fumo negli occhi la possibilità che appunto ci sia un po' il vostro compagno come elemento di fastidio. Nel caso in cui, vi ripeto, non abbia particolari informazioni sulla vostra vita, lo dà per scontato, ma comunque la cosa lo infastidisce. Nel caso in cui sia ovviamente lui la persona impegnata, ovviamente ne è altrettanto infastidito, ma chiaramente questa persona sa che il rapporto con voi certamente comunque non andrà bloccato da questa situazione, però rallentato sì, perché parliamo di denari, quindi carte lente e ovviamente di un 10 di denari, quindi stiamo parlando di una gruppalità, quindi di una famiglia che in qualche modo può appunto entrare a gamba tesa in un rapporto che lui vuole fortemente, anche e soprattutto da un punto di vista intimo con voi. È chiaro che però il 10 di denari parla di famiglia, quindi non è necessario al 3000% che questa persona o voi possiate avere un altro compagno o una frequentazione, cioè per famiglia non si intende solo ed esclusivamente il rapporto duale con una partner o un partner e relativi figli, si può parlare anche di famiglia d'origine, quindi mamma, papà, fratelli, sorelle. In questo caso la situazione sarebbe la medesima, cioè questa persona potrebbe dare per scontato che in qualche modo la sua famiglia possa non vedere magari di buon occhio il rapporto con voi e viceversa. Quindi qui c'è una coralità, diciamo, una gruppalità che in qualche modo può creare problematiche. Cioè se per esempio questa persona è impegnata, è sposata e voi siete colleghi di lavoro, questa persona teme che il fatto che voi possiate frequentarvi, anche se in gran segreto, con tutte le attenzioni di questo mondo, però poi possiate in qualche modo essere scoperti e quindi si possa creare uno scandalo sul vostro posto di lavoro. Cioè, è chiaro che questa persona vede degli ostacoli reali, però, come vi dicevo, con il due di spade, ovviamente non sono delle condizioni sine qua non. Cioè, questa persona sa perfettamente che comunque il rapporto con voi andrebbe comunque avanti e vuole farlo andare avanti, però, vi ripeto, con delle difficoltà. Ora, nel caso in cui questo 10 di denari si riferisca ad un rapporto che questa persona ha con un'altra donna, che tipo di rapporto c'è? È un 10 di denari in accezione negativa, quindi è un rapporto pessimo, se non addirittura giunto alla fine, perché le carte di grado 10 rappresentano la chiusura di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo. Quindi questa persona sarebbe anche già disposta a cambiare partner, perché il nucleo familiare che lui ha, o comunque questo rapporto che vive con questa donna, è terribile. Perché il 10 di denari ci parla di conflitti, litigi, scenate. Ogni giorno questa famiglia deve affrontare un ostacolo, un problema, un litigio. Ci sono già stati diversi allontanamenti tra lui e questa donna. Quindi non è il rapporto dell'anno, anzi è un rapporto che potrebbe giungere alla fine e addirittura entrambi potrebbero già esserselo detto, cioè il nostro rapporto è finito. Il 10 di denari in accezione negativa può parlare anche
di un divorzio, una separazione, un allontanamento pratico. Quindi, in realtà, ora il fatto che lui non si faccia spaventare particolarmente da questo rapporto è comprensibile, visto ovviamente l'andamento di questo rapporto, vista la tipologia di questo rapporto, che è una tipologia assolutamente pessima. Quindi un rapporto con grande conflittualità, una conflittualità quotidiana che sta ancora in piedi solo ed esclusivamente per questioni di tipo economico, 10 di denari. Cioè ci sono ancora delle faccende che obiettivamente devono essere sistemate prima di arrivare a quella chiusura totale del ciclo di cui avevo parlato poco fa. D'accordo, ragazzi? Quindi penso di avervi in qualche modo dato tutte le casistiche e spiegazioni inerenti a questo 10 di denari. Quindi nel caso in cui questa persona vi piaccia particolarmente, non lasciatevi demordere da questo 10 di denari, perché non è un 10 di coppe, quindi non è un rapporto ovviamente tenuto in piedi da amore, ma è un 10 di denari, oltretutto in accezione negativa. D'accordo? Vediamo però a questo punto il consiglio degli arcani, cioè che cosa vi viene consigliato di fare, come vi viene consigliato di agire in questa situazione dagli arcani, tenendo conto ovviamente dei pro e dei contro della situazione. Allora, qui abbiamo il 3 di spade. Come vedete, abbiamo appunto questa giovane donna che appunto sta guardando appunto oltre la propria finestra in attesa di momenti e di tempi migliori. Cioè, vi viene consigliata sicuramente di fare attenzione a qualsiasi tipo di decisione voi vogliate in qualche modo prendere. Cioè, le carte di grado 3 rappresentano anche un'attesa positiva in questo caso, affinché il flusso degli eventi proceda così come deve procedere a livello karmico per eliminare fisiologicamente, diciamo, tutti quelli che sono gli ostacoli, le perplessità, i dubbi nel corso del tempo, senza accelerare i tempi. Parliamo di una carta di spade, che dunque tendono a rallentare le tempistiche. Cioè, il 3 di spade parla, come tutte le carte di grado terzo, appunto, di comunicazione. Quindi potrebbe arrivarvi una comunicazione o comunque una notizia su questa persona o addirittura da parte di questa persona, una notizia molto importante sulla quale però voi dovreste decidere bene, con attenzione, con prudenza. Senza, vi ripeto, cercare di precorrere troppo i tempi, perché sicuramente l'evoluzione ci sarà. Le carte di grado 3 riportano all'imperatrice, al terzo arcano maggiore, ovviamente a livello numerologico, quindi la germinazione c'è, l'imperatrice generalmente è incinta, quindi il seme ovviamente è già in crescita. Si tratta però, nel caso del 3 di spade, di aspettare con prudenza, furbizia e attenzione, spade, il tempo migliore, il tempo giusto per potersi muovere e per decidere e rispondere a queste comunicazioni. Cioè, è necessario che voi abbiate una visione molto più completa del rapporto con questa persona e di cosa possa essere e di chi possa essere realmente questa persona. Nel momento in cui voi avrete tutte le informazioni del caso, allora e solo allora vi viene ovviamente consigliato di prendere una decisione e di agire. Quindi in realtà sicuramente il tempo, in questo caso, in particolar modo nel 3 di spade, si rivelerà utilissimo
per cercare di farvi capire bene effettivamente quali possano essere i reali ostacoli tra voi e questa persona, per esempio questo 10 di denari, cioè il fatto che questa persona sia impegnata e quindi sarà il caso di decidere se è giusto o meno, se può far bene o meno a voi in primis, iniziare una frequentazione o portare avanti una frequentazione con una persona che appunto potrebbe avere un'altra compagna oppure un'altra frequentazione oppure che potrebbe avere problematiche familiari abbastanza impegnative e importanti per quanto appunto riguarda la famiglia di origine. Era ovviamente la seconda opzione di interpretazione del 10 di denari in accezione negativa. Quindi dovete evidentemente ancora conoscere qualcosa in più che voi andrete a conoscere, vi ripeto, grazie ad un messaggio, ad un'informazione, ad uno scambio di battute comunicative o tra voi ed altre persone su questa persona o tra voi e quest'uomo direttamente, che vi permetteranno di capire bene se è il caso o meno di procedere nella conoscenza o nella frequentazione, se lasciarvi andare al rapporto con questa persona. Quindi il 3 di spade rappresenta sicuramente un cercare di osservare, vedete come sta facendo questa ragazza, la strada appunto, quindi la situazione, da una certa distanza, una distanza di sicurezza, in modo da non ovviamente impegnare subito corpo e cuore. Non è un 3 di bastoni e non è un 3 di coppe. Quindi cercate chiaramente di dare importanza al rapporto con questa persona e alla conoscenza con questa persona. Cercate di però avere più materiale per poter giudicare effettivamente se possa o meno essere un rapporto proficuo. Cioè, in questo caso gli arcani vi stanno chiedendo prudenza, proprio perché in effetti siamo partiti proprio da una domanda, direi piuttosto chiara, cioè questa persona è altalenante, è ambigua, faccio fatica a fidarmi di lui, perché difatti evidentemente gli arcani vi stanno dando ragione, cioè vi stanno obiettivamente consigliando di attendere che ovviamente in qualche modo voi possiate avere più informazioni possibili in riferimento a questa persona per riuscire ovviamente a capire se possa essere la cosa giusta fatta nel momento giusto e ovviamente nel modo giusto. Perché vi ripeto che qui, essendo una carta di grado 3, sicuramente un momento di positività ci sarà, ma dovrete saperlo gestire, spade, con un mentale, vi ripeto, attento e prudente, proprio per non dover ovviamente poi eventualmente successivamente rimanerne deluse oppure comunque incappare in situazioni comunque non serene, perché nel caso in cui per esempio questa possa essere una persona realmente impegnata per esempio in un matrimonio, la situazione potrebbe presentarsi molto eccitante sicuramente nel momento iniziale, ma poi potrebbe presentare comunque delle difficoltà, nonostante, come appunto io vi dicevo poco fa, il suo rapporto potrebbe quasi essere davvero giunto al termine, ma sicuramente è un rapporto ancora in essere, perché qui abbiamo ancora un 10 di denari, d'accordo? Soprattutto direi nel caso in cui questo 10 di denari faccia ovviamente riferimento non tanto ad un rapporto di coppia che lui ha già in essere con un'altra donna, ma al rapporto che lui può avere con la propria famiglia di origine, che quindi è un legame ovviamente molto più profondo e importante e direi inscindibile. Quindi è chiaro che dovrete valutare effettivamente bene, con prudenza, con lucidità e con serenità. Vi ripeto ragazze, senza voler per forza accelerare i tempi, quelli che appunto possano essere le tempistiche giuste per iniziare o
eventualmente per portare avanti questo rapporto. Quindi mi raccomando, fate attenzione alle decisioni che prenderete, vi ripeto, in merito in particolar modo ad una comunicazione che ci sarà o direttamente con questa persona oppure appunto con persone che in qualche modo possono conoscerlo e quindi magari rimandarvi anche ad una verità alla quale evidentemente potreste non aver pensato, cioè potrebbero essere in realtà persone che potrebbero rivelarvi il fatto che questa persona potrebbe essere impegnata, perché ragazzi le carte di spade possono parlare generalmente anche di pettegolezzi, di malelingue, quindi attenzione, perché quello che potrebbe esservi in qualche modo raccontato potrebbe non essere del tutto vero, quindi potrebbe esservi raccontato appunto da persone che hanno tutto l'interesse, per gelosia, per invidia, a tenervi appunto lontane da questa persona. D'accordo? Perché pur sempre il 3 di spade, quindi persone che potrebbero in qualche modo, anche semplicemente per invidia, cercare di separarvi e di allontanarvi. D'accordo? Quindi prestate molto ben attenzione alle comunicazioni che avrete o con questa persona o che vi verranno in qualche modo invece fatte direttamente appunto da altre persone che potrebbero nascondere delle menzogne o comunque delle verità taciute, perché parliamo pur sempre di un 3 di spade. Ma tenete sempre in conto il fatto, 10 di denari, che questa persona potrebbe ovviamente avere già un'altra persona al suo fianco o avere anche semplicemente una frequentazione già in essere e di conseguenza è chiaro che in questo caso voi vi trovereste nella condizione del terzo incomodo, appunto una carta di grado 3, quindi il 3 di spade. Di conseguenza potreste ritrovarvi sicuramente in una situazione non del tutto serena e non del tutto facile da vivere. D'accordo? Di conseguenza passiamo alle ultime due posizioni che appunto riguardano il futuro. In questa posizione, diciamo più alta della croce celtica, abbiamo ovviamente quello che il karma vi porrà dinanzi, a prescindere ovviamente dalle vostre azioni, a prescindere dalla vostra volontà. Quindi l'inatteso, l'inaspettato, tutto ciò che vi attende sul vostro cammino e evidentemente che rappresenterà per voi una sorpresa. Quindi tutto ciò che ovviamente rappresenta l'imponderabile. Vediamo un po'. E in questo caso abbiamo il 7 di coppe. Allora, il 7 di coppe ci parla sicuramente di possibilità ulteriori di scelta. Allora, la carta del 7 di coppe è una carta molto bella, perché vedete che qui abbiamo appunto un signore, un ragazzo, piuttosto impegnato appunto nello spiare questa giovane donna che ha appena appunto terminato il suo bagno rilassante. È chiaro che dunque nel frattempo che voi siete in questa stesa a chiedervi di questa persona, ci potrebbe già essere una persona, ma io direi anche più di una persona perché abbiamo una carta di 7 di coppe, quindi più di una persona che in realtà vi sta tenendo d'occhio perché è coppe, cioè una persona molto interessata a voi. Di conseguenza in futuro voi vi troverete di fronte ad altre proposte, evidentemente anche molto più dirette e pulite, perché abbiamo 7 di coppe, appunto da parte di altre persone. Quindi sicuramente nel prossimo e immediato futuro, perché parliamo di un 7 di coppe, quindi non di tempistiche particolarmente lunghe, le coppe generalmente proprio come i bastoni ci parlano di tempistiche che vanno grosso modo da qualche giorno, qualche settimana, massimo un mesetto, vi troverete proprio nella necessità di effettuare appunto una scelta. Ecco perché 3 di spade, ora capisco, ecco perché il ponderare le scelte, proprio perché evidentemente voi avrete altre opportunità. Ovviamente questo conferma il fatto che il consiglio degli arcani non è mai dato ovviamente a caso. E dato che appunto io ragiono comunque assieme a voi
facendo la stesa man mano che chiaramente scopro le carte, è chiaro che in questo caso ora si comprende, comprendo anch'io molto meglio il significato del tre di spade. Quindi ecco perché il ponderare effettivamente su una eventuale scelta. Quindi scegliere con prudenza e ovviamente dare tempo al tempo, proprio perché voi riceverete appunto altre proposte. Ecco perché il 3 di spade ci parlava anche di comunicazioni, quindi probabilmente anche comunicazioni o inviti, complimenti da parte di altri vostri pretendenti, che quindi hanno già però, vedete, allungato il proprio sguardo e interesse su di voi. E dunque, di conseguenza, voi avrete un ruolo particolarmente attivo, come tipico appunto delle carte di grado appunto settimo, per quanto riguarda proprio la vostra sfera emotiva e sentimentale. Cioè, effettivamente, voi dovrete prendere una decisione importante relativa proprio al campo amoroso e sentimentale. Chiaramente il 7 di coppe ci parla di diversi incontri, diverse proposte, conquiste, ma anche sviluppi inaspettati. Quindi, proprio delle sorprese in amore che chiaramente andranno a consolidare o delle conoscenze, delle semplici amicizie che potrebbero diventare però qualcosa di più, oppure per esempio anche dei ritorni dal passato, perché il 7 di coppe può rappresentare anche un rapporto che può andare a riallacciarsi dopo diverso tempo. Quindi sicuramente i prossimi giorni, le prossime settimane, voi andrete a vivere un periodo molto importante della vostra vita da un punto di vista sentimentale. Dunque dovrete sicuramente scegliere tra la persona giusta, tra le persone, quella che sarà per voi la persona più giusta. Quindi potrebbero essere o nuove persone o persone che già conoscete, con le quali però ad oggi c'è un rapporto di altro genere, anche se loro stanno mirando ad altro. Direi che in questo caso la carta è piuttosto esplicita. Oppure obiettivamente persone che potrebbero tornare dal passato. Quindi, vi ripeto, si può parlare anche di una riappacificazione. Di conseguenza, questo 7 di coppe è una carta molto importante perché obiettivamente ci parla, vi ripeto, di sviluppi insperati e ovviamente di grandi conquiste, di risoluzione di problematiche e di vittoria. Quindi il 7 di coppe, come un po' il 9 di coppe, ci parla proprio di abbondanza e sarete poi voi a dare l'ultima parola in riferimento appunto a questi pretendenti, cioè poi spetterà ovviamente a questa bellissima ragazza decidere in qualche modo se accettare o meno lo sguardo voluttuoso di quest'uomo, d'accordo? Però è una carta molto bella, molto positiva, che però ovviamente include un momento di grande riflessione per quanto riguarda proprio il vostro assetto sentimentale. Però vi ripeto, parla proprio di incontri, parla anche, ecco, anche in questo caso, appunto, come il 3 di spade, di comunicazioni, quindi anche di un messaggio, di una telefonata importante che vi darà ovviamente grandi speranze. Potreste, vi ripeto, essere raggiunte telefonicamente da una persona del vostro passato, con la quale potreste decidere di appunto riprendere il rapporto che avevate interrotto. Quindi mi raccomando, sicuramente avrete prossime settimane, prossimi giorni, dei momenti piuttosto movimentati, dove sicuramente non vi annoierete e che ovviamente vi includeranno una grande attenzione per quanto riguarda le scelte. Però corteggiatori, proposte, incontri non vi mancheranno assolutamente. Vediamo a questo punto, dopo questo gran, diciamo, regalo, questo dono importante da parte del karma, cerchiamo dunque di capire, però con questa persona obiettivamente, la sentenza finale. Cioè, prossimi giorni, prossime settimane, prossimi mesi, come appunto procederà. E qui abbiamo, ragazzi, una carta più bella dell'altra. Allora, qui abbiamo l'undicesimo arcano, che è appunto l'arcano della forza. Questa è una carta molto bella, che ovviamente ci parla sicuramente di un rapporto
particolarmente importante che voi andrete ad allacciare con questa persona. Quindi evidentemente la vostra scelta resterà comunque questa persona iniziale, a prescindere chiaramente dalle altre proposte e a prescindere evidentemente da tutti gli ostacoli che ci saranno, perché evidentemente sarete sufficientemente razionalmente, come vi veniva appunto consigliato dal Tre di Spade, lucide nell'effettuare questa scelta e ne sarete pienamente convinte. La carta della forza rappresenta, vi ripeto, anche in questo caso un momento molto importante tra voi e questa persona che porterà la vostra passionalità alle stelle. Questa persona vi dimostrerà tutto quello che vuole da voi, quello che desidera. Quindi sicuramente questa persona si aprirà a quello che prova per voi, cioè questo suo essere ambiguo, altalenante, questo suo comportamento ovviamente andrà a finire, perché vedete che in questo caso quest'uomo in realtà si getta proprio tra le braccia di questa meravigliosa dama. Di conseguenza vi dimostrerà tutta la sua passione, tutto il suo sentimento e quindi chiaramente qui si parla di amore, di relazione, di incontri. Quindi un rapporto che prende corpo, addirittura si può parlare anche di un fidanzamento, di un matrimonio, quindi sicuramente questa persona vi dimostrerà quello che prova per voi e soprattutto la carta della forza ci parla di attività erotica molto intensa ed appagante, d'accordo? Quindi riuscirete a vincere qualsiasi ostacolo. Ci sarà un'energia mentale, ma io direi particolarmente fisica, ovviamente molto importante, quindi il collante tra di voi effettivamente è l'attrazione fisica, proprio come dicevamo all'inizio con questo due di spade, e ovviamente riuscirete a trovare mezzi e modalità per potervi vedere e stare insieme. Riuscirete ad avere il pieno controllo ovviamente della situazione, riuscirete a dominare gli eventi e riuscirete a difendere ovviamente anche il vostro rapporto e sicuramente la vostra storia. Quindi qui c'è proprio una vittoria, direi, un po' su tutti i fronti, perché obiettivamente verranno quindi svolte delle azioni molto intense, vi ripeto, soprattutto anche da un punto di vista fisico, che ovviamente vi porranno l'uno tra le braccia dell'altro, ma questa sarà sicuramente una situazione che piacerà ovviamente ad entrambi, perché finalmente vi sentirete l'uno appartenere all'altra, quindi c'è piena realizzazione, i desideri che appunto in qualche modo vengono soddisfatti, ovviamente il successo verrà pienamente confermato e ovviamente qui c'è molta potenza erotica e tanta virilità che appunto questa persona saprà dimostrarvi, d'accordo? Quindi coraggio, tenacia e grande volontà ovviamente da parte di entrambi. Ma chiaramente, perché vi ripeto, qui c'è un magnetismo incredibile. Guardate, l'ascesa è iniziata, guardate la differenza tra proprio queste due immagini, con una coppia che si desidera ma una donna piuttosto ritrosa, e terminerà invece con una donna che obiettivamente si farà appunto prendere in braccio da quest'uomo e si lascerà andare a questo sentimento, quindi sicuramente tutte le difficoltà verranno assolutamente superate, d'accordo? Quindi sarà veramente un periodo molto bello e molto importante per la vostra frequentazione. Quindi evidentemente in questo caso tutte le ambiguità che ha mostrato sino ad ora quest'uomo andranno ovviamente a cadere. Vedete, cadranno completamente ovviamente le maschere. La carta della forza ha tra l'altro, proprio come vi dicevo con il 7 di coppe, tra l'altro appunto un effetto molto rapido, poiché si sta parlando di al massimo una settimana, 7-10 giorni, con però un'influenza stabile. Che cosa significa? Significa che obiettivamente, sicuramente tra appunto una decina di giorni, massimo un paio di settimane, ci sarà comunque quel qualcosa in più, quella comunicazione, appunto quella telefonata, quel gesto che vi farà ovviamente capire che l'interesse da parte di questa persona è un interesse fisico, indubbiamente,
ma comunque anche molto sentito, genuino e di conseguenza, a prescindere, vi ripeto, dal fatto che questa persona possa avere o non avere un'altra frequentazione, sicuramente il vostro rapporto ovviamente prenderà corpo, ma avrà un'influenza stabile nel tempo, quindi è un rapporto destinato ad approfondirsi e ovviamente anche a crescere. Vi ripeto che si può parlare anche di un fidanzamento, di un matrimonio, quindi in realtà è chiaro che è un rapporto sicuramente destinato comunque alla positività, dei gesti fisici molto forti. Ovviamente è chiaro che ci sarà un impulso erotico e ovviamente vitale molto importante. La carta della forza è legata in particolar modo appunto al segno dell'ariete e anche al segno del leone. Di conseguenza è chiaro che si sta parlando sicuramente di un rapporto che potrebbe diventare molto più importante in piena estate, quindi ovviamente nel periodo classico del segno zodiacale del leone, ma ovviamente diventare comunque anche molto importante già in tempistiche molto più veloci, proprio perché parliamo ovviamente del segno dell'ariete. Siamo chiaramente già nel mese di febbraio, di conseguenza siamo piuttosto vicini a livello temporale al periodo appunto del segno zodiacale dell'ariete, quindi all'inizio della primavera. D'accordo? Perciò è sicuramente un rapporto che andrà a tappe. Il consiglio degli arcani è sempre il 3 di spade, però ragazze, mi raccomando, cercate obiettivamente di ragionare il più possibile in riferimento a questa storia per cercare di avere evidentemente più chiara la situazione da tutti i punti di vista, in modo che poi voi potrete scegliere in maniera definitiva, appunto, chi sarà la persona giusta da affiancare a voi. Anche se, appunto, da questa stesa, a mio avviso, sarà proprio questa persona di cui obiettivamente siamo andati a chiedere agli arcani. D'accordo? Allora, al termine di questa stesa, appunto, con i Casanova Tarot, vi avevo appunto promesso una ulteriore piccola lettura per quanto riguarda appunto gli angeli del cuore. Quindi cerchiamo di estrarre due oracoli da questo meraviglioso mazzo di Dore in Virtù e ovviamente cerchiamo di capire come procederà il vostro rapporto partendo anche da questo 7 di coppe e da questa carta della forza. Vediamo un po'. Allora, in questo caso abbiamo relazioni di vite passate, vi siete conosciuti già in passato, guardate quanta passionalità comunque c'è sempre in questa storia, obiettivamente, e infine abbiamo appunto la carta dell'inganno. Ecco, nella tua relazione qualcuno indossa una maschera che nasconde il vero sé. Allora, vi ripeto, attenzione sempre a questo 10 di denari. Quindi qui c'è qualcosa che voi dovrete andare a conoscere, 3 di spade, di questa persona e solo allora potrete e dovrete sentirvi libere di decidere. Proprio perché vi viene anche ovviamente ribadito dagli oracoli degli angeli del cuore di Dore in Virtù che effettivamente qui c'è qualcosa, ragazze, che voi non sapete di questa persona. C'è qualcosa che però è importante che ovviamente voi sappiate. Quindi in qualche modo è una sorta di ammonimento, quindi stare in guardia in riferimento proprio a questa persona. Quindi è chiaro che gli angeli del cuore vi stanno chiedendo, ovviamente, di proteggere il vostro cuore, come vi dicevo proprio con il 3 di spade, non lanciandovi immediatamente in questa storia, ma prendendovi del tempo per poter decidere, in modo da iniziare una storia, una frequentazione, se non altro a carte scoperte. Questo andrà a migliorare sicuramente il vostro rapporto, ma vi ripeto, c'è qualcosa di questa persona che appunto voi non conoscete e ovviamente è legato a questo 10 di denari.
quindi alla presenza o di un'altra persona al suo fianco, oppure di una famiglia che non vedrebbe di buon occhio il vostro rapporto. Qui ci sono dei legami familiari o di famiglia acquisita o di famiglia di origine che rappresentano in realtà il motivo dell'inganno da parte di questa persona. Mi raccomando, proteggete il vostro cuore. Stesso consiglio che vi è stato dato dagli arcani, 3 di spade. Però è chiaro che qui abbiamo la carta delle relazioni delle vite passate, cioè tra voi e questa persona c'è un magnetismo, c'è un'attrazione che è inscindibile. Cioè voi sentite di essere la sua anima gemella o lui sente di essere la vostra anima gemella. È chiaro che evidentemente questa è una storia che richiede molta pazienza. Guardate anche le immagini, come comunque sono similari. Quindi un uomo che cerca in qualche modo di attirare a sé una donna, ma c'è comunque una sorta di pudore, di ritrosia, di attesa. Guardate come si somigliano queste due carte, il 2 di spade e la carta appunto dell'oracolo delle relazioni di vite passate. Cioè, obiettivamente, voi vi siete riconosciuti. Cioè, tra voi e questa persona c'è una sensazione, un'emozione particolare, una sorta di alchimia che difficilmente avete trovato con un'altra persona. E quindi avete capito che c'è qualcosa in più tra voi e questa persona. Volete vivervela. E la vivrete, perché evolverà questa storia, deve evolvere, perché a livello karmico è la vostra anima gemella, è una delle anime gemelle che ovviamente fanno parte della nostra vita. Quindi in realtà questa storia dovrà essere vissuta, deve essere sviscerata, perché deve darvi qualcosa. Potrebbe darvi proprio le risposte che voi state cercando. Quindi questa è una storia che evolverà, è una storia destinata a far parte della vostra vita, proprio perché è una storia appunto che fa parte del vostro percorso evidentemente karmico. D'accordo? Dunque, meravigliosa questa corrispondenza tra gli oracoli del cuore, che anche a livello iconografico straordinariamente ricalcano appunto i Casanova Tarot, quindi questo mi riempie una volta in più di soddisfazione nel momento in cui appunto io effettuo una stesa tarologica, proprio perché obiettivamente c'è una corrispondenza energetica importante tra appunto i tarocchi e gli oracoli. Dunque, io come sempre ragazze vi invito ovviamente alla forza, al coraggio, all'attenzione e ovviamente in questo caso alla prudenza e ovviamente come sempre, buon incontro, buona scelta e buona decisione, buona nuova relazione che fa parte appunto del vostro percorso karmico e soprattutto buona fortuna.